fare la pastiera napoletana dobbiamo avere, prima cosa, un'ottima pasta frolla, che vi metterò il link come sempre, che l'abbiamo fatta. L'andiamo a tirare a spessore di circa un centimetro. Poi prendiamo dei stampi imburrati, prendiamo la misura e con una rotella tagliamo il contorno. Prendiamo il cerchio e foderiamo lo stampo. Con il dito lo facciamo aderire allo stampo. E lo facciamo della stessa altezza dello stampo. Ecco, vedete? Devono essere foderati tutti quanti. Adesso andiamo a condire la ricotta. Adesso con le mani passiamo la ricotta al setaccio. Ovviamente la ricotta è stata scolata, è stata tutta la notte a scolare. La ricotta passata al setaccio, è importante questa operazione. Mettiamo lo zucchero e giriamo con una paletta o volendo anche con le mani. Ecco, l'ho impastata con lo zucchero e con i fiori d'arancio, sarebbe l'acqua ai fiori d'arancio, proprio l'aroma della pastiera. Adesso mettiamo le uova e giriamo ancora a farle riassorbire tutte quante. Qua ci sono uova intere e tuorli. Ecco, vedete, la deve avere questa struttura qui, passato con le uova. Adesso ci andiamo a mettere i canditi. La ricetta richiede il cedro a cubetti, siccome dove sto io qui la vogliono con l'arancio a cubetti, ci metterò l'arancio candito, però la ricetta richiede il cedro, comunque tanti la fanno con l'arancia. Ecco qui l'arancia, andiamo a girare anche questa, eccola qui. Quindi per quanto riguarda la ricotta siamo a posto. Adesso andiamo a condire il grano. Allora, prendiamo il grano, quello già cotto, e lo mettiamo in una pentola per andare sul fuoco. Allora, abbiamo grano, burro e latte. Andiamo sul fuoco a formare una crema. Dobbiamo formare una crema vellutata proprio. Questa operazione la facciamo a fiamma bassa, altrimenti c'è pericolo che si attacca. A fiamma bassa, come si scioglie tutto e è tutto cremoso, lo togliamo. Ecco qui, vedete com'è cremosa? Adesso la facciamo raffreddare e la mettiamo nella ricotta. Eccola qui e andiamo a girare. Ed ecco qui la crema per la pastiera pronta. Adesso la andiamo a mettere negli stampi. Vedete, con il mestolo lo facciamo fino a paro lo stampo. Ecco, fino all'orlo così, tocca riempirli. Mezzo centimetro sotto, non di più. Adesso andiamo a fare le strisce di pasta frolla, che la tiriamo a spessore a mezzo centimetro e la facciamo accrostata. Tirata a spessore così, vedete, a mezzo centimetro, e con la rotella andiamo a fare le strisce. Lo spessore delle strisce è circa un centimetro, lo spessore di larghezza. Adesso andiamo a vedere come metterne, perché nella pastiera vera, cioè vera, quella da tradizione, diciamo, ce ne vanno 7, che sarebbe la planimetria di Napoli, dicono. Quindi 7 strisce, 4 verticali e 3
oblique. Si parte sempre dal centro. Questa la inforniamo a 160 per un'ora. Eccole qui. Prima di infornare un'accortezza in più, le facciamo riposare un'ora in frigo e poi inforniamo. Questa è una chicca in più, eh? Mentre per chi ha l'abbattitore ne può fare di più, si abbattono in negativo, così, crude, e all'occorrenza si tirano fuori e si cuociono, solamente per chi ha l'abbattitore. Eccola qui, appena uscita dal forno. Adesso, come è fredda, la andiamo a togliere dagli stampi. Incidiamo leggermente il bordo. Poi eccola qui tolta dallo stampo. Ed ecco qui la nostra pastiera napoletana. Questo è il colore che deve avere. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.